Lo spettacolo comincia da Villa Erpiù, siamo a Lago Patria, quarta tappa del concorso Ragazza Weekend Dance, sesta edizione. Guardate il servizio. Location Villa Erpiù, siamo a Lago Patria, quarta tappa del concorso Ragazza Weekend Dance, sesta edizione. Nancy Danna, la nostra coreografa, benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, tappa dopo tappa diventa sempre più bello, più intrigante questo nostro viaggio. Sì, devo dire che è una bellissima esperienza, mi sto divertendo. Poi tanta serietà, vabbè, che ci sta. Concorso serio, con la tua agenzia di moda. La Young Fashion Agency, che quest'anno è per il futuro, questa bella sinergia con Ragazza Weekend Dance. Ricordiamolo Nancy, le iscrizioni a tutte le ragazze che ci stanno guardando in questo momento da casa è completamente gratuita. Tutto gratuito, sì. Chi vuole partecipare può anche mandare un'email a youngfashionagency@gmail.com o Stefano Piacenti, weekenddance.com. È andata, buon lavoro. Grazie. Sintesi by Ciro Florio, che saluto. Lui non è Ciro Florio, ma si chiama Lino Adesivo e collabori con Ciro, Ciro Florio. Insomma, bellezza, concorso Ragazza Weekend Dance, ci siete anche voi per il sesto anno consecutivo. Sì, ci siamo anche noi per il sesto anno consecutivo, io curo i capelli mentre Ciro il trucco. Le ragazze sono bellissime, stasera sarà difficile come ogni edizione. I giurati hanno un compito veramente molto arduo. Molto difficile, sì. Perché grazie ragazze, anche a voi naturalmente che riuscite a impreziosire. Ciro Florio che per il trucco, io per i capelli. E voglio ricordare agli amici Weekend Dance che la mia attività si trova in via Roma Melito di Napoli. Sesta edizione Ragazza Weekend Dance, quarta tappa in una location fantastica che è Villa Erpiù a Lago Patria. Io saluto il carissimo Alfonso, benvenuto. Benvenuto a te Dino, sempre in forma ti vedo, sempre. Anche tu, ma guarda un po', voglio presentare Nicola, benvenuto. Ciao, ciao Dino. E salutiamo Emilio che ci sta guardando, non è in Campania, è in vacanza, Rocco Babà, amici miei, cioè... Le immagini parlano da sole. Le immagini parlano da sole, infatti abbiamo preparato i Rocco Babà a tema per l'evento, per Weekend Dance e per Villa Erpiù, per onorare la struttura e l'amico Alfonso. Insomma, io voglio adesso parlare alle persone, anzi voglio farmi ascoltare da quelli che ci guardano da casa. Avete mai provato un pezzettino di Rocco Babà, secondo te? Molti l'hanno provato, ma ancora tanti lo devono assaggiare. Ma non si conosce la ricetta, Alfonso. Le signore lo vogliono fare a casa, ma non riescono. Volevo dire una cosa, ma io e te la domenica mattina, dov'è che andiamo? Ha svelato un altarino. Ogni domenica andiamo da Nicola ed Emilio perché ci offrono il Rocco Babà. Da 750 grammi e lo mangiamo tutto. Tutto, sì. Il segreto della ricetta qual è, Nicola? Allora, tecnicamente il dolce che cos'è? Praticamente un babà farcito con un semifreddo dalla crema, glassato al cioccolato, ma la cosa bella di questo dolce è l'equilibrio. Nicola, ma spieghiamo perché si chiama Rocco Babà. Allora, si chiama Rocco Babà perché il dolce prende il nome dello stilista Rocco Barocco. Oh, napoletano anche lui. Napoletano anche lui. In pratica Rocco Barocco assaggia questo dolce in una cena di lavoro e rimane folgorato, tanto da dire io ci voglio mettere il nome. E infatti la cosa bella è che il Rocco Babà è stato il primo dolce griffato al mondo. Questa sera avete offerto tutto questo e saranno un 3-400 Rocco Babà porzione da 70 grammi, sì, a tutti gli invitati di Villa Erpiù. Sì, infatti, infatti per l'evento noi ne siamo orgogliosi di essere presenti e di partecipare con il nostro prodotto a questo evento. Poi chiaramente se volete
acquistarne qualcuno un po' più grande della porzione di 70 grammi, dove bisogna venire? Allora, noi siamo a Casal di Principe, a via San Donato, praticamente nemmeno un chilometro dall'uscita di Casal di Principe dell'asse mediano. Rocco papà! Volevo ricordare il papà di Emilio che ci sta guardando. Lo volevo ringraziare e salutare affettuosamente. Eravamo qui anche l'anno scorso ed era una piacevole serata estiva, anche questa sera. Sì, anche stasera, forse un po' più calda. Tu sei in giuria stasera? Io sono in giuria quest'anno, devo dire, mi piace fare la giuria, mi piace vedere le ragazze che fanno, che dicono, metti i voti, no, va bene. Poi è anche, secondo me, un po' difficile una donna giudicare un'altra ragazza, non donna come te, un po' più piccola, però è sempre difficile. Mi piace proprio, forse avrei potuto fare l'insegnante, perché mi piace guidarle, capito? Qual è il criterio della tua votazione singolarmente sulla ragazza? Il portamento, la bellezza, come parlano, l'improvvisazione? Su che cosa giostre? Il fascino. Sul fascino della ragazza. Il fascino. E l'intelligenza. Intelligenza e fascino. Mi raccomando, Antonella, siamo buone. Bene, assolutamente. Ma le stelle questa sera a Villa Erpio a Lago Patria come saranno? Sono stelle straordinarie, prima parlavo appunto con la titolare, Lucrezia Baldaccino, che è del segno dei gemelli, e gli ho detto che siamo nell'anticamera proprio da oggi della grande rinascita di questo segno. Per tutta l'estate, quindi diciamo che questa serata all'Erpio di Weekend Dance è come se fosse l'inizio dell'estate, cioè apre proprio l'estate 2016. E detto questo da un astrologo come Riccardo Sorrentino, siamo tranquilli. Sì, è il vero solstizio d'estate, ragazza Weekend Dance, che poi è uno spettacolo straordinario, Questa è una location fantastica, bella, poi con questo venticello di brezza si sta benissimo. Noi siamo innanzitutto in un clima molto familiare, perché ormai siamo di casa, poi stasera veramente eccezionale, perché nonostante insomma il caldo eccessivo, qui si sta benissimo. Poi con la musica di Rosario De Prince laudando, che è leggermente climatizzata, si sta ancora meglio. Sì, è anche mediopatica la mia musica. Che abbiamo detto? Me lo sono studiato da un paio di giorni. Che abbiamo detto? Lui è con noi stasera, purtroppo. Anche dopo, volendo. Anche dopo che si viene a ballare. Un dopo, purtroppo. Però, sera con noi anche la presenza di Bima Clima, official sponsor, e ne parliamo con Jessica Moccia. Ciao, sì, noi siamo un'azienda di condizionatori e caldaie e ci occupiamo appunto del servizio di vendita, quindi trattando la maggior parte dei brand più famosi, tra cui Mitsubishi, Daikin, Gri e tantissimi altri. E proprio perché per noi al primo posto c'è proprio la qualità, quindi offrire ai nostri clienti un prodotto che soddisfi appieno le sue esigenze. Trattiamo anche un servizio post vendita per quanto riguarda l'assistenza, e ultimamente però ci stiamo anche specializzando in un servizio comunque che riguarda tutto ciò che appunto occorre all'installatore per l'installazione. Jessica, i punti vendita a Vima Clima? Allora, uno a Marano di Napoli, uno a Salerno e uno al Vomero, ma abbiamo anche un servizio di vendita online attraverso il nostro sito ufficiale www.vimaclima.it, dove non solo sarà possibile comunque scegliere il prodotto che comunque soddisfi appieno le esigenze dei nostri clienti, ma dove sarà comunque necessario anche avere una consulenza con i nostri dipendenti. Non poteva assolutamente esimersi della sua presenza, i suoi amici, l'uomo Mulaggi, che è Antonio Mallardo, benvenuto. Diciamo, siamo la squadra Mulaggi, ormai tra Weekend Dance e Villa Erpio è un connubio che dura da anni, e assolutamente non poteva mancare a questa bellissima serata
che ci vede in questo giardino bellissimo con delle bellissime ragazze, una grande organizzazione, grazie a Dino Piacente e a Stefano, grazie. Grazie a te che ti seguiamo con Mulaci, che da anni oramai fai sempre cose belle. Sì, noi quest'anno abbiamo lanciato tanti progetti, stasera siamo qua per continuare a dire cose in Mulaci con i volontari, abbiamo portato anche degli oggetti etici per far vedere le lavorazioni del posto, la pietra saponara, i cappelli fatti con la corteccia d'alberi e tanti altri oggettini. Quindi questi oggettini, il ricavato? Va sempre ai tanti progetti di Mulaci, in particolare adesso stiamo finanziando il progetto Caprette. In pratica si tratta di un progetto di microeconomia, diamo possibilità alle donne del villaggio di farsi un gregge, gli diamo 10 caprette al villaggio con chiaramente un montone e quando figlieranno queste caprette ce le restituiranno per portarle ad altre donne di altri villaggi, quindi in 2 anni ogni villaggio avrà un gregge di 40-50 caprette e le donne saranno autonome o almeno in parte autonome per poter fare delle cose. Vogliamo dare un sito per ulteriori informazioni? Allora, per vedere i nostri progetti potete o utilizzare la nostra pagina Facebook che è Rollus o il sito www.mulaci.org. Il secondo anno consecutivo per noi è un piacere, lo salutiamo, Paolo Nunziata è lì che ci guarda comodamente da casa, con noi c'è Marianna, parliamo del brand Zwicky, benvenuti a bordo anche quest'anno. Grazie mille, grazie Dino. Insomma, è anche bello vedere le nostre ragazze indossare i vostri capi, anche i costumi da mare. Assolutamente, anche questa sera abbiamo portato un pezzo della nostra nuova collezione. Una collezione che si è in un certo senso rinnovata, perché da questa stagione abbiamo lanciato la collezione You, che è esclusivamente dedicata ad un pubblico young, dai 16 ai 25 anni. E quindi molto young. Veste perfettamente la ragazza weekendese. E si vede anche dalle immagini che veste benissimo Zwicky. Benissimo, siamo felicissimi di questo, davvero. Poi naturalmente andiamo sul sito per vedere tutte le cose belle, no? Tutte le novità, vi invitiamo assolutamente a venire sul nostro sito che è www.zwicky.it, ma anche in uno dei nostri 130 store. Siamo in tutta Italia, quindi ci trovate facilmente. Se vi trovate in Piemonte, in Toscana, nel Lazio, in Calabria o in Campania, andate sul sito, andate a visitare i punti di vendita Zwicky. Esattamente, vi aspettiamo. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito, non vieni mai a mani nude, eccolo qua, un bambino su 100 ha l'autismo. Naturalmente il nostro è un concorso di bellezza dove sfilano tante ragazze, ma dove ci guarda anche la famiglia. Sì, anche perché ormai in ogni famiglia purtroppo c'è l'autismo, nel senso non è un cattivo augurio, diciamo a chiunque chiediamo c'è sempre qualcuno che dice sì, ho un amico, un parente nell'ambito dell'autismo, ma ti ringrazio di aver citato il mio libro, è il quinto che scrivo, ma ecco la novità in assoluto che ti porto in cambio in anteprima, beh sto scrivendo già il sesto, il prossimo dicembre nascerà Settimino, il prossimo, che si chiamerà Ho avuto l'autismo, è un anteprima che sto dando e ti ringrazio dell'occasione per darla mentre stiamo ancora ovviamente diffondendo un bambino su 100 all'autismo. Ti ringrazio e goditi la serata con noi che è sempre un piacere averti. Grazie a te e a voi tutti. Questa sera a Villerpiù le ragazze hanno indossato degli occhiali bellissimi, ne parliamo con Sonia, benvenuta. Buonasera. Buonasera. L'azienda che rappresenta i tuoi occhiali come si chiama? Officine Ottiche Group. Ecco, occhiali molto belli che possono essere indossati sia da giovani ma anche da quelli meno giovani, no? Certo, noi cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze, siamo sempre alla ricerca di nuove tendenze, sia nostre che all'estero, viaggiamo molto per cercare occhiali che soddisfino tutte le esigenze, quindi un po' alla ricerca di tutte le nuove tendenze. Assolutamente, quando si parla di tendenze, per l'occhiale è un accessorio che ognuno di noi
sicuramente ha nel proprio guardaroba. Sicuramente anche più occhiali, e comunque l'accessorio diciamo più alla moda è quello che riesce a soddisfare le esigenze di tutte le persone, perché i bambini e gli adulti restano tutti entusiasti di fronte ad un occhiale. E quindi ricordiamo l'azienda? Officine Ottiche Group a Santa Maria Vico e a Napoli. Sesta edizione Ragazze Weekend Dance, abbiamo il patron, mio fratello Stefano Piacenti. Questa sera siamo in una struttura fantastica, siamo ritornati come l'anno scorso ed è Villa Erpiù a Lago Patria. Sì, troviamo una bellissima famiglia che ci ospita anche quest'anno, la location d'eccezione, tantissima gente come l'anno scorso, la serata giusta, il clima giusto e quindi occhio alle immagini. Assolutamente, anche perché è un bell'ambiente, si sta veramente bene, la struttura si presta anche per feste a tema, qualsiasi tipo di cerimonia. Questa sera ha ospitato per il secondo anno consecutivo il nostro concorso. Assolutamente sì, è stato rinnovato grazie al successo dell'anno scorso, anche questa sera una bellissima serata. Prossima tappa del concorso Ragazzi Weekend Dance, venerdì 22 di luglio saremo da Birente, il nostro main sponsor, noleggio di auto e furgoni a breve e lungo termine, e poi la tappa bellissima del 30, sabato 30 luglio all'interno di Gobir, seconda edizione organizzata da te e dal gruppo Demo, lì ci sarà la settima tappa del nostro concorso. Assolutamente sì, Gobir Expo, rubo due minuti giusto per ricordare una manifestazione a tutti quanti, dal 29 luglio al 7 agosto, 10 giorni su 10.000 metri quadri, 80 stand, degustazioni, corsi di formazione, il mondo della birra in toto e tantissimi ospiti e serate con una chicca per la chiusura del decimo giorno con il concerto di Rocco Hunt. Centro commerciale Jumbo 1, Go Beer, seconda edizione, se non venite vi perdete lo spettacolo. Ci saranno tutti. Parla di bellezza questa sera col concorso Ragazze Weekend Dance, scusate se poco, al mio fianco c'è una bellezza che si chiama Maria Laura, buonasera a tutti. Grazie per essere venuta questa sera qui a Villa Erpiù, ma oramai è un posto che frequentate anche voi, no? Certo, è di casa, ogni sabato veniamo a trovare Lucrezia in questa location spettacolare e stasera ci divertiremo tutti insieme. Difatti dopo il concorso Ragazze Weekend Dance li facciamo sfrenare col ballo. Sì, al ritmo di salsa ragazzi ci sfreniamo. La tua scuola la vogliamo ricordare? Sì, la mia scuola è Tempo Latino e facciamo le lezioni al Crash a Via Campana. Cosa significa per un ignorantaccio come me al Crash? Che significa? Crash è sinonimo di divertimento, noi facciamo le serate ogni domenica, serate latine dove partecipano tantissime persone unite soltanto dallo spirito di divertimento, perché si balla, ci si diverte. E anche lo spirito giusto poi. Lo spirito giustissimo. Una bella serata questa sera perché la struttura si presta per questi eventi. Sì, no? Sì, decisamente, io penso che veramente si possa fare tanto, basta volere organizzare eventi, trovare persone che desiderano partecipare. L'ambiente giusto come quello di questa sera, professionisti, artisti, insomma, un bel happening. Sì. Sì, decisamente sì. E poi Lucrezia, questa è una struttura che esiste da tanti anni, insieme ai tuoi fratelli, a Luigi, a Francesco e ad Alfonso, dove lo fate con passione, quindi gli eventi e non solo, si può realizzare di tutto. Noi è una struttura che esiste da circa 47 anni, quindi i nostri genitori, e organizziamo eventi, cerimonie, serate danzanti il sabato sera o altri tipi di manifestazioni, compleanni, altri tipi di... La struttura è adibita per qualsiasi tipo di spettacolo. Sì, sicuramente.
esattamente, con un giardino che si presta anche molto bene ad organizzare feste e non solo il giardino, direi. Come fare per mettersi in contatto con voi, relazionarsi con voi? Certo, possono praticamente su Facebook cliccare la pagina Ristorante Biller Più, dove praticamente saranno aggiornati sugli eventi che noi organizziamo anche durante l'inverno di volta in volta, oppure telefonarci allo 081 509 1405. Biller Più sempre allora. Sì, sempre. Andiamo a presentare la terza classificata, che si chiama? Libera Di Matteo. Di dove sei? Di Giuliano. Età? Tra qualche settimana 18. Tra qualche settimana. Contenta per essere stata con noi questa sera? Assolutamente sì, contentissima. C'è un sorriso radioso, quindi dice la verità. Seconda classificata, nome, cognome, età e provenienza? Claudia Messina, 15 anni, sono nata a Napoli e... Va bene così, no, ma è beh, basta così, contenta anche tu stasera, emozionata? Contentissima. Bene, vediamo la prima classificata, che cosa ci dice? Nome, cognome, età, provenienza. Buonasera a tutti, sono Francesca Paolillo, tra qualche mese farò 15 anni e vengo da Casavature. Caspiterina, tutte e tre insieme non arrivano alla mia età, amici che ci guardate da casa, ma con Stefano naturalmente ricordiamo anche le prossime tappe e soprattutto a tutte le ragazze che volessero iscriversi al nostro concorso, che l'iscrizione è gratuita. Assolutamente sì, ricordiamo la tappa del 22 luglio da Birent, sabato 30 durante il Go Beer Expo, con il concerto di Finizio e DJ Pandemonio. Poi ci fermiamo un paio di settimane perché ci vogliono. E la prima tappa dopo Ferragosto, il 30 agosto al Rosert Paradiso di Lettere. E poi per gli aggiornamenti per le ultime due tappe che faremo a settembre, prima della finale. Bene, ringraziamo l'ospitalità di Villa RP alla Copatria e salutiamo tutti felici. Saluto anche Nancy Danna, che lei è un po' restia alle telecamere, però la sua agenzia, le sue ragazze sono veramente favolose. Grazie a Nancy Danna, alla prossima con Weekend Dance. Ciao.